Abbiamo assieme ristrutturato il suo appartamento, che è un appartamento all'ultimo piano, è un trilocale con due camere da letto. L'appartamento che era completamente da ristrutturare, una palazzina degli anni 70, e con questo appartamento appunto al quarto piano, bello, luminoso, ma completamente allo stato originale, quindi completamente da buttare giù e rifare, che il pavimento, le pareti da rivederle e poi far diventare da un bagno singolo due bagni, quindi di fatto questo ha comportato un po' tutta la rivisitazione della pianta, gli impianti ovviamente completamente da rifare e così via. Puoi anche da sistemare la zona giorno, la zona notte, ricavare un nuovo ripostiglio e anche quello è appunto di efficienza energetica Sì. e anche della salubrità dei materiali, cioè del benessere interno dell'appartamento. Nel momento in cui abbiamo acquistato casa ed era completamente da ristrutturare, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: beh, adesso cerchiamo di capire quello che vogliamo, insomma. E abbiamo pensato in realtà così, tramite te, a vedere quello che poteva offrire la bioedilizia. Abbiamo visto che non era soltanto un discorso di orientamento, ma anche una serie di discorsi, una serie di materiali diversi, di possibilità diverse, di rese diverse e così via. Quindi sì, siamo partiti da zero, l'abbiamo scoperta nella fase iniziale, nel momento in cui ci ha fatto conoscere quali erano davvero le potenzialità, ecco, dei materiali naturali e di scelte naturali, ecco. Cioè, a fronte di determinate scelte si ottenevano determinati benefici e l'aspetto bello, cioè di materiali naturali, comunque di colori belli, anche dal punto di vista tattile, dal punto di vista visivo. Quindi rese e aspetto sono quelli che ci hanno fatto un pochettino poi appassionare alla scelta e l'abbiamo portata avanti per questi motivi. Che aspettative avevi all'inizio dei lavori? Ero abbastanza critico. Il mio timore fosse che di un'etichetta, no? Un po' del bio, diceva tanto di moda il bio, e quindi facciamo il bio dal punto di vista architettonico, quindi lo applichiamo. Però che poi dietro il bio, no, ci fosse un discorso, fatto di poter dire: ok, questa casa ha determinate caratteristiche, poi, però poi non si vedevano, non si percepivano. Era un po' questo il mio timore. E magari nel far questo anche ovviamente spendere di più, comunque costa di più, perché è di moda. Grandi possibilità di capire che invece dietro alla parola bio c'era un mondo e sto mondo ha portato i benefici, ecco. Sì, vissuto sia l'estate scorsa che poi l'inverno adesso, abbiamo provato casa in entrambe le situazioni. Beneficio iniziale, che è un ritorno anche in termini economici, è che abbiamo fatto la scelta di non mettere i condizionatori, proprio perché sull'entusiasmo, sulla fiducia, ma anche un po' sulle aspettative a quel punto motivate del fatto che la casa potesse avere una determinata resa. E l'estate l'abbiamo passata bene, devo dire che ovviamente è una casa che per le sue caratteristiche ventilata, no? Altrimenti ci sarebbe stato un problema di passaggio d'aria, però nel momento in cui è ventilata non si scalda troppo, lo percepiamo e quindi stiamo bene davvero senza rimpianti sul condizionatore, quindi questo è l'aspetto estivo. Peraltro questo l'abbiamo anche visto, ci ha un po' colpito quando ci ha fatto notare Nicola col termometro, nel momento in cui c'era con la termocamera, nel momento in cui c'era il sole che batteva sull'esterno del muro, e abbiamo visto la differenza di temperatura tra fuori e dentro, non mi ricordo quanti gradi era, se non sbaglio. 55 fuori e una trentina dentro. La trentina dentro, sì, esatto, quindi differenziale termico, penso io, però ci ha colpito davvero il fatto che dentro ci fosse una temperatura Di sotto. ben diversa da quello che c'era fuori. E questo l'estate d'inverno, noi teniamo riscaldamenti, abbiamo il riscaldamento centralizzato con termovalvole ed è sta più o meno alla metà potenza. E questo è casa è calda e quindi piacevole da vivere. Nelle giornate ventose, cioè, ho avuto modo proprio di provare esattamente l'ingresso dell'aria e nei cassonetti non passa aria. Con il disposto dell'appartamento, noi abbiamo la camera da letto accanto al soggiorno, limitrofo al soggiorno, divisa da questa parete appunto di ferrogesso che divide le due stanze. Io sono molto sensibile ai rumori, poi ai rumori nell'appartamento, negli appartamenti vicini, quindi non è caratteristico, le porre molto attenzione al rumore. Ecco, noi abbiamo la televisione del soggiorno esattamente dietro alla testiera del letto, quindi linea d'aria sono 20 centimetri di distanza più o meno. Io non sento nulla dal muro, dal divisorio. Il rumore della televisione passa attraverso
verso la porta della camera da letto e sta esattamente al lato opposto rispetto al soggiorno, ovviamente passa per il corridoio. Quindi devo dire che per me, che pongo molta attenzione all'aspetto acustico, è sorprendente, perché chiunque viene a vedere questa casa, amici che vengono qui, già vedono, già percepiscono i vantaggi. Questo vuol dire che questa casa comunque ha qualcosa da spendere in più rispetto a una casa che queste cose non le ha. Piace moltissimo a tutti gli amici che vengono a trovarci l'argilla che abbiamo usato per le pareti, leggermente materica, non molto. Siamo contenti. Dovessimo tornare indietro, fare una ristrutturazione, o dovessimo fare una nuova ristrutturazione, davvero questa fatta ci ha insegnato molto e penso che la rifaremo assieme. I benefici che vediamo ci sono, e quindi è un qualche cosa che ci ha insegnato, ci ha fatto crescere anche nella percezione di questi dei benefici del vivere un po' meglio, ecco. Ok, grazie mille allora per la testimonianza. Di nulla, è stato un piacere.